22 magnifici atleti universitari d'oltre Atlantico hanno conquistato il pubblico parigino al tipico gioco del football americano, che come è noto richiede una vera armatura di metallo e cuoio a protezione dei giocatori, poiché ha in comune con la palla ovale la violenza del gioco. Tutte le combinazioni possibili sono codificate e numerate, e prima di passare alla pratica i giocatori debbono conoscerle alla perfezione. Gli studi preliminari comportano perciò 8 mesi e l'allenamento 2 mesi per 9 incontri prestabiliti all'anno. Durante l'azione, la squadra che ha l'iniziativa del gioco, ossia quella che dispone del pallone, deve progredire di circa 9 metri in 4 mischie, sotto pena di perdere il possesso del pallone. Prima di ogni mischia, i giocatori adottano in segreto la combinazione che sembra loro più adatta alla situazione strategica. La squadra difensiva deve allora sforzarsi a capire il piano d'attacco e bloccare l'avanzata dell'avversario, poiché l'occupazione del terreno ha un'importanza capitale, visto che è da questa che dipende il vantaggio derivante dal possesso del pallone.